E a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno qui è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Eccoci qua di ritorno, signore e signori, oggi non voglio perdermi troppo in chiacchiere prima di cominciare a giocare. La volta scorsa alla fine siamo riusciti assieme, comunque anche all'aiuto di Yuna, a conquistare un tempio, credo lo possiamo definire così, un tempio insomma che era stato occupato dai mongoli chiaramente, per avere una sorta di base ragazzi sicura, perché comunque è un pochettino nascosta, un pochettino in mezzo alle montagne e quindi ci fa praticamente da riparo. Fatto sta che adesso ragazzi di regola stiamo cercando di preparare l'attacco finale da fare contro il Khan, quindi il Khotun Khan, questo benedetto Khotun Khan che si è rifugiato, mi sembra di aver capito, in una zona portuale assieme a quel po' di esercito che gli è rimasto, non si sa per quale motivo sia lì. Fatto sta che ragazzi dobbiamo andare a stanarlo, fondamentalmente dobbiamo cercare di nuovo alleati, recuperare quelli insomma che eravamo riusciti a farci prima, e adesso stiamo facendo anche nuove amicizie, diciamo così tra molte virgolette. Fatto sta che ragazzi, io mi chiedevo effettivamente quanto può mancare alla fine, perché in effetti, a parte che è da un bel po' ragazzi che lo stiamo giocando, ci troviamo già al 16° episodio, che comunque non sono pochi per niente, e quindi mi chiedevo effettivamente quanto potrebbe mancare alla fine. Pensavo che molto probabilmente in effetti siamo abbastanza vicini al finale di gioco, però ovviamente chi di voi conosce questo gioco mi darà qualche delucidazione qua sotto nei commenti. Se i nemici mi scoprono, eliminateli. Va bene. Ok, quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui, dobbiamo cercare di riconquistare questo posto, di liberarlo dai mongoli facendoci aiutare da questi diciamo amici di Yuna. Non so se sono proprio amici, ma comunque si conoscono. Quindi ovviamente cercherò di stare il più attenta possibile ragazzi, per quanto io possa riuscirci, ma veramente vedo un sacco di gente, quindi dice sconfiggi i mongoli, quindi l'obiettivo è proprio questo, non è che dobbiamo fare chissà che altro. Recupero questo campanellino e provo ragazzi ad usare questa erba alta per cercare di avanzare in qualche modo. Il problema è che comunque sono tutti raggruppati, raggruppati ragazzi, come cavolo faccio a farli fuori? In effetti questa è una gran bella domanda, vediamo se riesco a fare il giro da qualche parte. Fatto sta che intanto ragazzi raccolgo queste belle provvistine, questo ferro, e qua dentro non c'è altro. Dopodiché io sento il verso di un orso, quindi probabilmente un animale ci potrebbe essere d'aiuto, ma non so dove sia. Ah, è lì ragazzi, ok, cioè, è dove quel tipo insomma, quindi c'è già qualcuno là davanti. Qua è stato fatto fuori qualcuno, non so come, non so quando, non so perché, ma devo cercare di attirarli ragazzi in qualche modo, perché se no da qui non ne esco, non ne esco, cioè la questione qua è particolarmente seria, è pieno di gente. O devo provare ad usare anche un po' il veleno ragazzi, proviamo ad usare il veleno anche e vediamo di spaventarli un pochettino. Manco a farci apposta, ho beccato un capo ragazzi. Ne mancano 7 per sbloccare la famosa forma della luna. Quindi adesso il tizio ovviamente è stato avvelenato. Gli altri probabilmente si spaventeranno. Spero si disperderanno un pochettino in qualche modo. Ovviamente adesso controlleranno. Ma quello è morto da solo? Quel tipo lì è morto da solo? Io non l'ho toccato, io non gli ho sparato nulla. Cioè è morto da solo nel fuoco. Ma davvero, inciampato tipo nel falò. Incredibile. Sì, vabbè, voi fate le vostre stupide congetture, andate, venite. Ah, ecco, quindi adesso si smuove tipo tutto il mondo, immagino, giusto? Ragazzi, mo potrebbero essere problemi grossi. Facciamo così. Ecco qua, ne facciamo fuori un altro. Quest'altro ovviamente adesso scapperà via. Vabbè, fin quando scappano via a me va benissimo. Però non abbiamo più veleno a disposizione, a meno che
Intanto raccolgo questo cuoio, io esca e vado a recuperarne un pochettino qua fuori, ragazzi, perché ce n'era in effetti da qualche parte di strozzalupo. Il veleno in questo caso ci può essere particolarmente d'aiuto. Eccolo qua, veleno letale, ho recuperato un dardo avvelenato e vediamo un po', ragazzi, vediamo se andando di qua riesco a combinare qualcos'altro. Altro veleno qua non ne vedo, ragazzi. Però questo qua potrei farlo fuori così. Lì c'è dell'altro veleno. Facciamolo fuori così, ragazzi. Ok, ci avevo visto bene allora. Un altro capo, ragazzi. Meno 6 per sbloccare la forma della luna. Restiamo nascosti. Intanto qualcuno si terrorizza un po' così a caso. Qua c'è dell'altro veleno, ragazzi. Perfetto. Ho recuperato 2 dardi avvelenati. La bellezza di 2 dardi avvelenati. Direi che in questo caso, ragazzi, il veleno è tipo il nostro migliore amico. Quindi restiamo un attimo nascosti. Uccidiamone un altro. Guarda questo qua. Ecco fatto. Dritto dritto. Bello bello. Sconfiggi i mongoli. Ma sono gli unici che sono rimasti. No, cioè non ci credo neanche se lo vedo. Facciamone fuori un altro. Ecco qua. Bello bello. Questo è quello che possiamo fare adesso, ragazzi. Cioè, avventurarci così all'arrembaggio sarebbe stato pressoché un suicidio, suppongo. Quindi provvistine, il veleno ci ha aiutato tantissimo. Allora, i mongoli, di regola, ragazzi, sono rimasti questi qua che sono segnati. Però, comunque cerchiamo di non farci beccare. Allora, potrei anche provare ad usare l'arco, ma sono parecchio distante dall'area che mi interessa. Quindi proviamo a fare una cosa, ragazzi. Guardate, saliamo sul tetto, se riesco. Di regola qua non mi dovrebbe vedere nessuno, almeno mi auguro. Là sopra ci sono i miei amici, vedete, ragazzi. Proviamo a fare un'uccisione incredibile. Porcaccia miseria, lo so. Oh, è un grossone. Ah, mannaggia, l'ho mancato. Niente, sta arrivando a prendermi, mi sa, ragazzi. Recupero le frecce. Niente, è andata, regà. Doveva arrivare il momento in cui questo sarebbe successo. Per forza. No, no. Calma, signori, calma. Oh, porcaccia miseriaccia. Aspetta un po', ferma un po'. Lancia. Ok. Perfetto. È arrivato anche il grossone a darci addosso. Salve, signor grossone. Aia, tua sorella. Mannaggia la pupazza. Me al mio tempismo di merda, ragazzi. Forza. Ehi, grazie, amici. Grazie. Ok, lo fate fuori voi o ci penso io? Oh, aia, che botto che vi ho preso. Una grandissima botta. C'è altra gente? Riunisciti ai cacciatori, ragazzi. Perfetto, ok. Penso di poter dire sia andata meglio di quel che pensassi, perché comunque appunto il veleno ci ha dato una grandissima mano, ragazzi. Quindi vediamo di recuperarlo. Dardo avvelenato per 2. Credo di non poterne raccogliere più, infatti sono al completo. Quindi intanto sbircio un pochettino in giro, vediamo se c'è qualcosa di utile in queste tente. Quindi cuoio e nient'altro. Così sembra, va benissimo. Aspettatemi, ragazzi, però devo vedere di recuperare un pochettino di cosette utili, che è meglio. E permesso, qua c'è qualcosa con ai pien. E non c'è altro. In quest'altra tenda di sicuro ci sarà qualcosa di utile. Su, via, datemi qualcosa. Del ferro e delle provvistine e una bomba di polvere nera. Che meraviglia, che meraviglia. Sono contentissima. E credo, ragazzi, non ci sia altro. Forse qua c'ero già dentro prima. Esattamente. Quindi possiamo riunirci ai cacciatori, ragazzi. Dopo aver raccolto queste provvistine, frecce piene, i nemici hanno rilasciato qualcosa. Delle provviste che sono invisibili ma vanno bene lo stesso. E quindi ciao, amico. Ben rivesto. Quali bestie farebbero una cosa simile? I mongoli, i taglialegna, avranno posto resistenza. Uccidiamo tutti i bastardi al forte. Okay. Altra pattuglia, tenderemo un agguato al loro passaggio. Nascosti, avete sentito? Svelti. Ok, quindi li aspettiamo nascosti. Aspetta che la pattuglia mongola si avvicini. Va bene, stanno arrivando. Porcaccia miseriaccia. State buoni, non mi aspettavo questa cosa così immediata. Ci vogliamo avvicinare. Sì. Ora, sì, però. Uccideteli! Uccideteli! Non i cavalli, però, eh.
Lasciate perdere i cavalli perché poverini non ci hanno fatto un bel niente. Fermati un po'. Che cazzo, vabbè, ho capito. Abbiate poco. Oddio, scusa. È uno dei miei. Si spara a tua sorella. Vieni qua, maledizione. Dove va? Dove va? Che sarà la scaletta lui. Si mette qua sopra, pezzo di merda. Pure qua sopra muori, non ti preoccuparti. Avanza nel forte insieme ai cacciatori. Perfetto. So che nell'esercito di Lord Shimura ci sono samurai dello shogun. Perché non siete a guidarli? Sì. Ho rotto i ponti con loro, diciamo la verità, ragazzi. Io e Lord Shimura usiamo strategie diverse contro i mongoli. Siete solo, quindi? Non avete autorità su questo forte? Il Gito è il suo castello. Non avrà bisogno del forte fino alla primavera. Veniva dalla porta sud. Controlliamo cosa succede. Indaga sul combattimento alla porta di Toyotama. Di qua. Perché mentire, ragazzi? Cioè, a sto punto è meglio dire subito la verità. Vediamo un po' che sta succedendo. Oh, Gesù. Yuna, è stata lei. Dobbiamo arrivare lì. Diamo un'occhiata al ponte. Ok, ispeziona il torrione. Va benissimo, noi andiamo. Intanto Yuna si sta dando da fare dall'altra parte, ragazzi. Vediamo un po'. Gran parte dei mongoli è andata. È la nostra occasione. Ok, vediamo un po' la situation. Se attacchiamo sul ponte dovremo liberarci subito di quello Huacha. Riuscireste a passare con rampino sotto il ponte e raggiungere furtivamente lo Huacha? Ma sai con chi stai parlando, zio? Puoi usare il rampino con l'albero e scalare poi la rupe dall'altro lato. Se il nemico vi individua, ce ne occuperemo noi. Ok. Un attacco diretto o furtivo, entrambi rischiosi. In ogni caso, siamo con voi, Lord Sakai. Tenetevi pronti. Grazie, caro, lo apprezzo davvero moltissimo. Quindi, ragazzi, possiamo fare in un modo o nell'altro, attacco diretto o attacco furtivo. Intanto prendo ferro, provvistine. Sta roba è pieno, frecce pieno. Qua che c'è? Provviste, perfetto. E qua c'è qualcos'altro. Vediamo un pochetto. No, non c'è più niente. Va bene, vorrà dire che io vado avanti, ragazzi, e conto sul vostro supporto. Ui, aspetta un po', scendi. Ecco qua. Vado, ragazzi, Oh, non vorrò precipitare qua così come un pollo. Assolutamente no. Ui, opla. Provviste. Frecce e cunei pieno. Piena. Quindi adesso andiamo di qua, ragazzi. Avanziamo. Veleno pieno. Non ci serve altro. Possiamo arrampicarci quindi qui. E riaggrapparci col rampino di qua, ragazzi. Perfetto. Oddio, Gino. Ti ho visto fare una fine bruttissima. Per fortuna hai allungato le manine e ti sei aggrappato. Adesso mi aggrappo qua, ovviamente. Ecco fatto. E restiamo nascosti. Posso fare uccisioni furtive. Questo è un grossone, io lo voglio uccidere così, guarda. Ecco fatto. Che c'è? Sono accorti di noi, ho visto della gente correre. Quanti cavolo sono? Sempre troppi, ragazzi. E non vedo strozzalupo qua intorno. Quindi, ce n'è. Quindi proviamo a fare una cosa bellissima adesso, ragazzi. Usiamo la Cerbo Tan Incredible sopra questo tizio. Ecco fatto. Non prenderò strozzalupo adesso perché magari poi mi fa recuperare due dardi. Invece se lo prendessi adesso, ragazzi, magari me ne farebbe recuperare soltanto uno. Quindi il tizio sta morendo fra atroci tormenti. Intanto raccolgo questo cuoio e danno subito l'allarme, ovviamente. Sì, ho capito ogni singola parola che tu abbia detto. Guard. Ferro, qua a portata di Cerbo Tans, ragazzi, non c'è nessuno. Ma posso fare fuori quest'altro tizio così, guarda. Ecco fatto, perfetto. Intanto cominciate a terrorizzarvi fra di voi, così magari qualcuno, ragazzi, se la dà a gambe. Intanto recupero ben due dardi di veleno, ragazzi, perfetto. E quindi vediamo un po' chi è rimasto. C'è della gente là sotto. Io penso di aver individuato il capo, tra l'altro, ragazzi, che sta però qua sotto. Non so se riuscirò a colpirlo senza farmi vedere. La vedo dura. A meno che non si sposta in qualche modo. Potrei usare questo. Adoro. Però io questo lo faccio fuori, ragazzi. Non me ne frega. Ecco fatto.
sempre meno, meno 5 per sbloccare la forma della luna. Ok, intanto spaventatevi un po', che fate la cosa migliore, guarda. Posso usare i dardi su qualcun altro, tipo su questo tizio, così a caso. Ecco fatto, così gli altri pure di nuovo si terrorizzano, che è la cosa migliore. Spaventatevi, signore e signori. Lì c'è un arciere che pare mi stia aspettando, ragazzi. Eh no, che cazzo però. Dai però... Non riesco più a fare uno headshot, manco per sbaglio, ragazzi. Chi mi ha visto? Chi mi ha visto adesso? Dai. Non hanno dato l'allarme. Però qualcuno mi sa che si è accorto, ovviamente. Ah, ma sono entrati i tizi. Va bene, allora. Niente. Fase stealth finita, ragazzi. Doveva andare così. Ecco fatto. Chi altro c'è? Dove altro sono i nemici? Che li faccio saltare in aria, Dio santissimo. Ehi. Oh, salve. Aspetta, che fai? Male questo, vedi? Porca miseriaccia. Un attimo, datemi un attimo per prepararmi, mi scusi. Ok. Dan, 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 dan. Perfetto. Signore, se ne va. Va bene, allora io userò questo. Di nuovo lo userò. Faccio questo, guarda. Attenti, ragazzi, che faccio saltare in aria pure voi. Dove arrivano i rinforzi? Da qua? E che problema c'è? Chi c'è ancora? Lui? Pronti? Eh? Che ha detto? Ti ha detto? Dov'è? Dov'è? Che non lo vedo. Ah, eccolo qua, guarda. Siamo gli altri alla porta. Perfetto, smonta un po' da sto coso. Il nostro dovere l'abbiamo fatto, ragazzi. Cioè, devo dire che oggi sono abbastanza soddisfatta di quello che sto facendo. Bomba fumogena pieno. Aiutiamo gli altri alla porta. Quale porta? Ce n'è più di una. Qua. Hanno portato degli amici da Yarikawa. Sapevo che eravate allo spettro. Grandi. Grandi, ragazzi. C'è gente di Yarikawa che ancora si ricorda, ragazzi, di noi, di quello che abbiamo fatto. Cose grandiose, bello, bello, sono contenta. Avanziamo. Finalmente allora. Yuna! Sensei! Grande, c'è anche Kenji, no vabbè, adoro. Appena in tempo. Non fermarti, Norio. Wey! C'è anche Norio. No vabbè, adoro, ragazzi. Che bello. Manca questo tizio. Fuori. Ok. Ci sono tutti, ragazzi. Oh. Giustamente, ragazzi, diversi di voi mi hanno ricordato sotto gli scorsi video di utilizzare anche la forma dello spettro, ovviamente in situazioni di grande necessità, perché in effetti, ragazzi, me ne scordo sempre, ma vedrò insomma di utilizzarla al bisogno, ovviamente. Ok, fuori un altro. Whee! Arriviamo. Perché c'è anche le Lady Masako. Grande. Allora finiamo. Sì. Grandi, adoro, ci sono tutti. Per un soffio. Il forte è nostro, signore. Sì. Grandi, ragazzi. State tutti bene? Benissimo. Tutto sommato sì. Che piacere, Lord Sakai. Fa così freddo ovunque quassù. Ti ci abituerai. Prendete le provviste e preparatevi a partire per Jogaku. Questa gente ha bisogno di noi. Così, tu e Takeshi? Appartiene al passato. Sono più che semplici cacciatori, vero? Dipende dalla prospettiva. Ho detto loro che possono restare e difendere il passo. Ma non voglio banditi che importunano gente innocente in fuga dai mongoli. Sa cosa gli farei se ci provassero. Credo morisse dalla voglia di vederti. Mi ha vista. Possiamo andare. Portiamo tutti a Jogaku. Lì pianificheremo il nostro attacco. È ora di uccidere il Khan. Beh, direi... C'ha ragione, Yuna, è arrivata l'ora di farlo fuori, sto stronzone.
Ma io continuo a non capire, ragazzi, cioè, che arietta tira fra Jin e Yuna. Perfetto, ricongiungiti coi tuoi alleati, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non lo so perché acquisiamo un punto tecnica. Sembra che si interessino, cioè nel senso che ci sia interesse, quel tipo di interesse fra i due. Jin che dice, ah, quindi tu e Takeshi. E quindi avevano evidentemente avuto una sorta di rapporto in passato. Però Yuna non fa più né caldo né freddo, evidentemente. Perfetto, una tempesta incombente, ragazzi. Vediamo un pochettino. Questo è il nostro prossimo obiettivo. Raggiungi Yuna al tempio di Jogaku. Yuna, Ishikawa, Masako, Norio sono tutti al tempio di Jogaku, c'è anche Kenji. Non posso deluderli, devo parlare con Yuna e pianificare il nostro attacco al porto di Izumi, dove si è barricato il Kan. Esattamente, quindi è proprio lì che dobbiamo andare, ovviamente. E quindi attualmente il nostro obiettivo, ah, è proprio qua, ragazzi, perfetto. Possiamo, per fortuna, ragazzi, sì, fare viaggio rapido fino al tempio di Jogaku. Quindi ci risparmiamo un pochettino di viaggio a cavallo. E quindi, ovviamente, andremo direttamente a parlare con Yuna. Caro, caro Sensei Ishikawa. Sensei, notizie di Tomoe? Mentre siamo qui, gli arcieri di Tomoe minacciano tutta l'isola. Porremo fine a tutto ciò, Sensei, promesso. Probabilmente in un'altra partita. Mi scusi, Sensei, purtroppo non mi posso dedicare alle missioni secondarie. Qui ci sono dei doni, ragazzi, andiamoli a raccogliere, vediamo che altro ci hanno regalato. Collera di Nasubaba, una maschera demoniaca degna di un temibile guerriero. Fatemela vedere. Beh, oddio, alla fine potenzialmente è un po' uguale alle altre, ragazzi. Però io devo dire che questa qua col baffo prepotente mi piace troppo, mi metto questa, ragazzi. Intanto, tra l'altro, ci sono dei potenziamenti per quanto riguarda l'armatura dello spettro, armatura del clan samurai. Però, ragazzi, effettivamente adesso che le cose si stanno facendo serie, io mi rimetto l'armatura del clan Sakai. Poco mi importa del resto. E ci rimettiamo elmo del clan Sakai rifinito, ovviamente, così bello prepotente, ragazzi. No, ma dai, guardate quanto può essere figo. Guardate, ragazzi, che imponenza adesso Jin Sakai. Adoro, adoro davvero. Quindi ho raccolto anche dell'acciaio, delle ignoritasso. Tutto questo, ragazzi, è molto importante per eventuali potenziamenti, chiaramente. Ok, ragazzi, allora ci sono anche i potenziamenti per le armi a distanza. Questa cosa potrebbe essere molto interessante. Per esempio, ragazzi, potremmo avere a disposizione la bellezza di 3 dardi avvelenati per 10 pelli di predatore. Io direi di comprarlo. Assolutamente. Grazie mille, caro. Allora, per i potenziamenti di armi a distanza, ragazzi, servono principalmente le pelli di predatore. Quindi io adesso le ho usate tutte per avere un dardo avvelenato a disposizione in più. Quindi direi che per adesso va bene così. Allora, ragazzi, io l'arco effettivamente non l'ho mai potenziato. Grosso errore, perché comunque ne migliora le caratteristiche, il potenziamento, ovviamente. Quindi io direi di comprarlo. Un arco degno di Tadayori Nagao. Perfetto. Di comprare anche un ulteriore potenziamento. Ne migliora la velocità di ricarica, la velocità di tensione, anche i danni, la stabilità. Insomma, ragazzi, è un buon miglioramento, quindi compriamolo. Morte da perfetto. Per il prossimo serviranno bambù e legno di ligustro, che attualmente non ho a disposizione. Per cui adesso, ragazzi, direi che possiamo andare a parlare con Yuna. Sono davvero curiosa di vedere come effettivamente vorranno organizzare questo attacco al Kan. Quindi parliamo con lei e vediamo di che cosa discuteranno. Ciao. Loro come stanno? Sono pronti a seguirti ovunque. Il sensei ha detto loro che sei l'unico a Tsushima che può uccidere il Kan. Non da solo, però. O senza un piano d'attacco. Si trova al porto di Izumi, con un esercito. Dobbiamo scoprire i loro punti deboli, come superarli. E dove si nasconde il Kan? Ci servirebbe un falco per vederli dall'alto. So dove trovarne uno. Partiamo ora, le tenebre ci copriranno. Ok, mizzica, raga, Yuna sempre in prima linea, è fantastica. Wow,
E qui siamo al porto di Izumi, ragazzi. Il porto di Izumi. Sul faro avremo una vista migliore. Dobbiamo soltanto arrivarci. Senza farci vedere. Andiamo. Ovviamente, senza farci vedere. Come sempre, ragazzi. E qua incomincia appunto una tempesta incombente. Si tratta solo di organizzare questo benedetto attacco al Khan. Non sarà molto semplice. Quindi avvicinati al faro. Evita che venga dato l'allarme. Salpa per attaccare il resto del Giappone. Ah. Come ha fatto qui. È l'ultima occasione per fermarlo. Ok, quindi vuole andarsene. Gli stessi che uso per il mio veleno. I mongoli sì. Sono venuti a raccogliere. Per usarli su di noi. Facemmo la cosa giusta al castello di tuo zio. Era necessario. Fu un rischio. Mi dispiace. Che salvò migliaia di vite. E se ne uccidesse altre migliaia? Dobbiamo uccidere il Khan prima che accada. Hai ragione. Allora. Dobbiamo eliminarlo. Yuna, smettila di venirmi addosso. Lo so, è la cosa che sto cercando di fare tipo da inizio game. E non ho mai avuto la vera possibilità di farlo. E quindi i bastardi mongoli, ragazzi, sono venuti qui a rifornirsi di fiore velenoso. Ovviamente vogliono usare ormai la mia tecnica anche in Giappone. Quindi sono qui al porto di Izumi proprio per dirigersi anche in Giappone e dobbiamo assolutamente possiamo arrivare fermarlo. Ma possiamo scalare la rupe e introdurci furtivi da dietro. Ok. Fai strada. Quindi dobbiamo salire da qua dietro, mi sembra di aver capito. Certo, sempre tornando nell'area del racconto. Ovviamente, allora lì c'è un tizio però. Non vorrei dire, potrebbe essere un problema perché ovviamente devo evitare che venga dato l'allarme. Quindi cerchiamo... c'è più di un tizio. Che meraviglia. Sono lì che si fanno le loro chiacchierine. Oh, cavolacci, regà. Cerchiamo di restare nascosti e aspettiamo che volti di nuovo le spalle, sperando che nel frattempo quello là sopra faccia lo stesso. Ok, ragazzi, allora proviamo a fare questa follia. L'altro è girato, ti prego dimmi che faccio in tempo. Ti prego, ti prego, ti prego. Ok, fuori uno. Adesso toccherà al secondo. E fuori due. Benissimo, addio. Perfetto. Quindi è proprio da qua dietro, ragazzi, che ci dobbiamo arrampicare e salire sul faro per avere una visione, una visuale molto più ampia e comoda. Ok, il faro è di qua, ragazzi. Io spero di non cadere, sinceramente. Ma qua è pieno di mongoli. Che devo fare, il giro da qua? Non lo so, sinceramente. Allora, spero soltanto che questo tizio non abbia intenzione di girarsi adesso. Ti prego, resta immobile. Ecco fatto, fuori un altro. E arrampicarci da dietro, una parola. Che cavolo di giro devo fare? Posso passare da qui, ragazzi, ma devo far fuori Kaio. Ma allora se lo uccido vicino agli amici suoi se ne accorgeranno. Facciamo così e facciamo così. Ok. No, se ne è accorto qualcuno. E che sfigaccia maledetta. Immagino che adesso daranno l'allarme, quindi la missione sarà fallita, suppongo, no? O posso provare ad andare? Mi avventuro, ragazzi, che dite? La vedo male, la vedo male, la vedo male. Ok, nessuno ha detto più niente. Io vado. Faro di Jogaku, perfetto. Almeno qua c'è l'erba alta, un attimino di pace. Possiamo procedere, credo. Qua c'è soltanto questo tizio, ma se rimango nascosta... Oddio. Ah, è dentro la stalla... Il tizio, allora restiamo nascosti, ragazzi, ma ci dobbiamo arrampicare da dietro. Ecco, adesso è un problema perché questo sale, quell'altro sale. Proviamo a fare una cosa azzardatissima, ragazzi. Ma ce n'è un altro qua. E chi cavolo l'aveva visto? Porcaccia miseriaccia. Forza, forza, forza. Forza, forza, forza. Ma sto salendo. Non sto salendo. Aspetta, come faccio a salire? Bonnie, non c'è un modo per arrampicarmi da qui, vero? Temo proprio di no, ragazzi. Mi devo avvicinare proprio alla struttura in sé, ovviamente. Allora, facciamo fuori quest'altro tizio. Ok. Mamma mia, ragazzi, che ansia di tutto. Oddio, Yuna mi ha fatto prendere tipo un infarto secco. Ma non fa niente. Salirò queste scalette. Perfetto. C'è qualcuno dentro, sembra di no. Mi infiltro tranquillamente e ispeziona i barili. Ah, qua. Cos'è? Ah, è veleno. Cosa c'è in quelle botti? Provviste?
Fiori. Veleno. Una botte uccide centinaia di persone. Bello. Il Khan le vuole usare contro il Giappone. Certo. Non deve andarsene da Tsushima. Li abbiamo praticamente... Esplodiamo il porto di Izumi dalla cima del faro. Ti seguo. Praticamente, ragazzi, gli abbiamo dato un'arma tipo di distruzione di massa, potenzialmente. E siamo stati noi a suggerirgliela. Ma che bello. Guarda un po' quanti barili, ragazzi. Cioè, c'ha decine e decine di barili pieni di questi maledettissimi fiori. Per la miseria, per la miseria. Ok. Guarda il mare. È caldo. La quiete prima della tempesta. Potrebbe giocare a nostro vantaggio. Lascio il faro spento, così i mongoli non potranno usarlo all'arrivo della tempesta. Ok. Lo riaccenderemo una volta andati via. Diamo un'occhiata al porto. Quindi è in arrivo una tempesta. Ispezione il porto di Izumi, guardiamo un po'. Escogitiamo un piano d'attacco. Sì, vediamo. Quell'area è libera dai mongoli. Troppo aperta, indifendibile. Ma ottima per un'imboscata. Ok, quindi potremmo usarla a nostro vantaggio. Quel crinale ha un'ottima visuale sulla flotta mongola. Pensa cosa potremmo fare alle navi con i nostri quaggia. Una distruzione incredibile. Potremmo mettere gli arcieri lì, spingendo i mongoli verso l'alto. Khotun invierebbe i cavalieri per superarci. Okay. Gli uccelli sono agitati. Sembrano spaventati da qualcosa in arrivo. La tempesta. Vanno a rifugiarsi nell'entroterra. Abbiamo detto che in arrivo una tempesta. Gli animali, ragazzi, danno proprio segnale di ciò. La tenuta del comandante del porto. Adesso apparterrà al Khan. Vicino al molo e alla sua flotta. Ha senso. Il Khan sta per salpare per il Giappone. Con navi cariche di uomini, di esplosivi e del mio veleno. Se non lo fermiamo, sarà la fine dello shogunato. La tempesta è la chiave per la vittoria. Quando arriverà, la flotta del Khan dovrà ripararsi nella baia. A quel punto colpiremo. Distruggeremo le navi e ciò che trasportano. Ci serviranno le armi dei mongoli. Impresa semplice per una ladra. Servono anche guerrieri. Un gruppetto può distrarre i mongoli. Io entro nel porto e... poi uccido il Khan. Può funzionare. Torniamo a Jogaku per i preparativi. Detto niente. Va bene. Ragazzi, perfetto. Una tempesta incombente, quindi pianifica l'attacco alla fortezza del Khan. Vabbè, intanto almeno hanno ispezionato il luogo. Si sono fatti un'idea di quello che possono fare. Acquisiamo un altro punto tecnico incredibile. E quindi adesso, ragazzi, non resta che organizzare davvero il tutto. Ah, un nuovo dono è disponibile. Un altro dono ancora. Va bene, allora, a parte tutto, vediamo cosa dobbiamo fare adesso, ragazzi. Il cuore del Gito. Attaccheremo il Khotun Khan quando sopraggiungerà la prossima tempesta. C'è il rischio di fallire, ma con un po' di aiuto possiamo farcela. Devo parlare con Yuna al tempo di Jogaku per prepararci alla battaglia. Quindi questo è quello che dobbiamo fare adesso, ovviamente. Quindi non ci resta che parlare con Yuna, vedere in che modo, allora, appunto, organizzare il tutto, ragazzi. Allora, Yuna è proprio vicino al dono, tra l'altro, quindi intanto raccogliamo questo. Spirito venerabile, indossata dai guerrieri meritevoli di rispetto. C'è ancora più baffoni. No, vabbè, adoro. Vabbè, per adesso tengo questi, ragazzi, questi baffi qua, però anche gli altri sono molto interessanti. Ho buone notizie. Sentiamo. Come procede il piano? Kenji ha scoperto dove possiamo rubare gli huacha ai mongoli. Sto andando lì. È un buon inizio. Ma ci servono più guerrieri. No. Mio zio vuole uccidere il Khan quanto noi. Si unirà all'attacco. Ti sbatterà in prigione. Gli lascio un messaggio. Lo metto nei suoi alloggi. In un forte pieno di samurai. Me ne andrò prima che si accorgano di me. Oh cavolo. E qua inizia, ragazzi, il cuore del Gito. Ovviamente ci si riferisce al Gito, cioè al Lord Shimura. Wow, roba seria, ragazzi. Fatto. Speriamo che mio zio lo legga. Non ti lascio partire senza un buon cavallo. Davvero?
Intanto raccogliamo 30 di ferro, ragazzi, 30 di bambù. Ma questa cosa mi sta cogliendo alla sprovvista, perché non posso sinceramente... Ma dà loro una possibilità. Va bene, ok. Dicevo, non mi aspettavo sinceramente che Jean decidesse di rivolgersi di nuovo a suo zio. Cioè, sta cosa mi ha colta alla sprovvista, ragazzi. Oh, altri cavalli. Sora ovviamente rimarrà insostituibile. Ma direi, ragazzi, che questo qua color cenere è veramente bellissimo. Quindi penso proprio che sceglierò lui. Questo cavallo pomellato ti accompagnerà durante il tuo viaggio. Non sapevo si dicesse pomellato. Sì. Sarà lui. Buono, va tutto bene. Sono tuo amico. Che nome gli darai? Ah, mannaggia la miseriaccia. Direi, ragazzi, in questo caso... Kage, ombra. Kage, nato dallo spirito. Adoro. Va benissimo, sì. Ottima scelta. Come entrerai nel castello di tuo zio? Sono cresciuto lì. Ricordo ancora tutti i passaggi segreti di quelle vecchie mura. Lord Shimura non mi teneva a bada neanche da piccolo. Ok. Quindi entra nel castello Shimura da nord. Dobbiamo vedere, ragazzi, se è possibile arrivarci in viaggio rapido, perché se no siamo parecchio distanti. Sì, ragazzi, è possibile fare il viaggio rapido fino al castello Shimura. Toppe! Perfetto. Entra nel castello Shimura da nord, quindi suppongo che sia dall'altra parte, perché di qua non credo. Esatto, devo fare praticamente il giro, ragazzi. Allora, ragazzi, ho fatto sì il viaggio veloce fino al castello Shimura, ma mi sono resa conto che effettivamente ci facevano spawnare dalla parte opposta a quella dove sono adesso, e non c'era modo comunque di fare un giro che fosse breve, per cui poi mi sono resa conto di poter fare viaggio rapido da qui, da crocevia di Kubara, così che adesso, ragazzi, siamo dal lato appunto corretto del castello. Infatti ci dice di entrare nel castello Shimura da nord, quindi è proprio quello che faremo. Vediamo un pochettino, ragazzi, dovrebbe essere da questa parte. Sì, la distanza si sta riducendo, quindi è la direzione corretta, fortunatamente. Io mi chiedo alla fine dei conti, ragazzi, cosa deciderà di fare Lord Shimura. Jean, perché sei scappato? Io volevo pescarti un'anguilla per cena. Avevi intenzione di pescarla a mani nude? Ryuzo dice che ti libererai di me quando avrai un figlio. Jean, vieni qui. Il tuo amico si sbaglia. Abbiamo una lunga strada da percorrere, ma lo faremo insieme, sempre. Vedete, ragazzi, questo è quello di cui parlavo le altre volte, del fatto che comunque fra loro c'è sempre stato un affetto sincero, un affetto immenso, quindi vederli litigare, vederli allontanarsi, a me personalmente ha fatto male, ragazzi. Quindi adesso Jean spera di potersi rivolgere ancora a suo zio, che comunque è stato accecato dal suo codice. Ma io mi chiedo se alla fine Lord Shimura deciderà di passarci sopra, ragazzi. Quindi qua ci si può arrampicare, così da poter più facilmente entrare nel castello. Quindi di qua, via. Opla. E opla, e opla. E ancora più su,
Mamma mia, che agilità ha il nostro Jin, nonostante la sua pesante armatura, ragazzi. È di un'agilità disarmante, oserei dire. E continuiamo a salire. Ed ecco qua, ragazzi, siamo... Se attaccassi le guardie, agirei come il mostro che credono io sia. Ok, quindi quello che ci sta dicendo è di non toccare nessuno, ovviamente. Quindi ci si infiltra così, ragazzi, nel castello Shimura e dovremo arrivare alle stanze di nostro zio senza farci scoprire e senza toccare nessuno, ragazzi. Per cui direi che questo compito così importante lo lasceremo per la prossima volta, perché comunque è una cosa che richiede tempo sicuramente, ragazzi, e purtroppo per oggi io il mio tempo a disposizione per registrare l'ho finito, sfortunatamente. Quindi ci fermiamo qui, riprenderemo da qui la prossima volta. Io sono davvero molto curiosa di vedere che piega prenderà questa cosa, perché Jin comunque confida fino in fondo nel buon senso di suo zio. Dice si deve rendere conto che tutto quello che ho fatto è stato necessario, i nemici mi hanno costretto a farlo, l'ho fatto pur di liberare comunque la nostra isola dall'invasore. Quindi adesso Jin dice: di regola con mio zio comunque abbiamo un obiettivo in comune, cioè quello di far fuori il Khan, ragazzi, di ucciderlo. Quindi chissà, chi vivrà vedrà. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao.